Amici di Attisport 24, benvenuti ad una nuova puntata di 2 metri la pallanuoto vista da vicino. Abbiamo il grande piacere di avere oggi con noi il presidente del Boiasco 1951, Simone Canepa. Presidente, benvenuto, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per l'invito e buona giornata. Ad inizio annata avrebbe mai immaginato di lottare per la promozione in massima serie con la formazione maschile? No, sinceramente no. Noi avevamo progettato un anno di crescita rispetto all'anno precedente, che era stato, insomma, limitato nel campionato dal Covid a poche giornate, ma quest'anno pensavamo di poterci qualificare per i playoff e giocare qualche partita per mettere, insomma, un po' di esperienza nel nostro bagaglio. Devo dire che siamo andati oltre le aspettative. È stato bravo l'allenatore, sono stati bravi i ragazzi e siamo arrivati fino in fondo. E proprio riparto da questa espressione, siamo arrivati fino in fondo. Gara 3 a Catania, persa di una sola rete, sicuramente è stato un boccone molto amaro da dover digerire. Che cosa, quali parole ha detto, quali parole ha rivolto sia al tecnico che ai giocatori dopo la terza partita di finale playoff? Ho fatto i complimenti al tecnico perché il Bogliasco storicamente veniva da qualche anno dove faticava a giocare queste partite dentro fuori, e invece a Catania noi siamo partiti in vantaggio, abbiamo giocato una partita dove no, non siamo mai stati surclassati, addirittura siamo andati a recuperarle. Quello è stato per me il sintomo di una grande convinzione, di una grande capacità di affrontare partite stressanti come queste. Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché se lo sono meritato. Essere arrivati lì per loro doveva essere uno stimolo per la prossima stagione, non dovevano sentirsi del tutto sconfitti. E come sempre ho fatto un richiamo a pensare a quali potevano essere stati gli errori in quella partita per non commetterli più la prossima, perché in questo caso il confine è veramente labile. Non commettere più quegli errori potrebbe dire veramente fare un salto di categoria in questo caso. Nel ballottaggio, al termine di un'annata che è stata decisamente complicata per tutte le restrizioni che conosciamo fin troppo bene, si poteva presentare, come dicevo, il ballottaggio lascia ora doppia e lei per ora ha scelto ampiamente di raddoppiare. Quali sono le ambizioni con cui il Bogliasco si presenterà ai nastri di partenza del prossimo torneo di A2? Sì, non l'abbiamo fatto solo per come si è conclusa questa stagione, cioè c'era già l'idea comunque l'anno prossimo, la prossima stagione, di provare a fare un salto di categoria. Diciamo che abbiamo avuto una conferma dalla scorsa stagione che c'era un organico di base su cui potevamo costruire veramente questo salto. E su questo quindi abbiamo iniziato a lavorare e abbiamo fatto degli accorgimenti per creare una squadra competitiva, insomma, anche alla luce di quello che probabilmente sarà il prossimo campionato. Se, come ci ha annunciato la federazione, i gironi saranno soltanto due, ci sarà da competere con organici di primissimo livello come Bologna, come Camogli, come Brescia, come Torino, come forse la Florenza addirittura, e quindi sarà durissima. Certo, e riprendo proprio la parte finale della sua risposta. Quali saranno i fattori decisivi per vivere un torneo da protagonisti in un A2 che, come lei diceva, si preannuncia soprattutto a nord, dopo diversi anni in cui magari il torneo poteva essere sbilanciato a favore del girone meridionale? La prossima si preannuncia un'annata che, soprattutto al nord, dovrebbe essere altamente competitiva. Sì, io credo che al di là della qualità dei giocatori, che come sempre è determinante, credo che sia la qualità degli allenamenti che faccia la differenza, o comunque della gestione della squadra durante la settimana. E l'abbiamo visto anche in questa stagione noi. Il Bogliasco, io devo dire la verità, si è allenato come una squadra di professionisti, tenendo sempre presente il fatto che purtroppo il nostro sport non è uno sport di professionisti, ma con l'atteggiamento
di professionisti. Questo ha fatto sì che poi sabato si andasse in acqua con una determinazione particolare. E spero che questo sia, insomma, il modo di continuare i nostri allenamenti, il nostro approccio a questo impegno. Come nascono e si sviluppano le trattative che hanno portato all'arrivo di Gavazzi, che è un ritorno, e dei due Brambilla? Trattativa con Filippo è una trattativa che parte molto, molto, mo molto, molto indietro nel tempo, nel senso che sicuramente Filippo non ha mai smesso di essere nei pensieri del Bogliasco. È stato un giocatore che ha fatto tutto il percorso nelle nostre giovanili e poi, per motivi che nulla hanno a che fare con aspetti tecnici, ha interrotto il suo percorso all'interno della società. Credo che fosse doveroso che il Bogliasco si andasse a riprendere un suo talento e con lui, nel momento in cui l'abbiamo potuto fare, ci siamo capiti al volo, non vedeva l'ora di tornare, noi non vedevamo l'ora che tornasse. E quindi è stato molto, molto semplice, ecco, trovare questo tipo di accordo. Devo dire che la stessa cosa è stata per motivi diversi con Alessandro e con Francesco. E sono un po' i tipi di trattative che piacciono a me, nel senso che se sento che dall'altra parte c'è la volontà di far parte del Bogliasco, allora ecco, chiudo la trattativa in poco tempo. Se sento che dall'altra parte ci sono motivazioni che sono magari più economiche, peraltro legittime o di altro tipo, ma non c'è questo trasporto verso far parte della nostra realtà, allora quasi sempre non vanno in porto. Ecco. Io le chiedo, una parte importante del progetto societario è sicuramente anche il settore femminile, che è guidato da un guru della materia come Mario Sinatra. Quale bilancio possiamo tracciare del percorso compiuto quest'anno dalla prima squadra? Noi quest'anno, nonostante il campionato non prevedesse retrocessioni e quindi diciamo, ci consentisse di fare dei passi indietro dal punto di vista economico, abbiamo mantenuto fede a quelli che erano gli impegni con le ragazze, ma con l'allenatore, col settore giovanile, e addirittura abbiamo fatto venire una ragazza da fuori, Giorgia Amedeo, per completare un roster che secondo il nostro allenatore avrebbe permesso anche alle ragazze più giovani di crescere meglio. Questo perché abbiamo un progetto con Mario, guidato da lui chiaramente, di medio-lungo termine, dove il gruppo che in questi anni ha vinto tanti scudetti a livello giovanile, nella nostra idea deve arrivare a riportare la stessa qualità in una 1 femminile. E quindi in quest'ottica anche per loro l'anno scorso l'obiettivo è stato pienamente centrato perché sono state davanti a formazioni che parevano più competitive come Trieste, come Ancona, alla pari con Florenzia. Quindi di nuovo siamo molto fieri di quello che hanno fatto, ma soprattutto perché nel caso della femminile l'impronta del nostro settore giovanile è ancora più evidente. E lasciami dire che se poi fai un esercizio andando a vedere il numero di abitanti del nostro paese in confronto al numero di abitanti delle città ai quali siamo stati davanti, questo dà ancora più la dimensione del lavoro di Mario e di chi lo aiuta in questo compito. E io voglio chiudere proprio con una battuta sul settore giovanile. La due maschile di quest'anno ha lanciato diversi ragazzi, e mi corregga se sbaglio, provenienti dalla Tana delle Tigri, che è il vivaio Bogliaschi, la sede del vivaio Bogliaschi. E anche in campo femminile, come già le accennava, sono tante le ragazze cresciute nel vivaio. Le chiedo quanto è importante
in tutti e due i settori, forgiare talenti provenienti dal proprio settore giovanile e quanto la stimola il risultato, per esempio, raggiunto dalle ragazze dell'Under 20. Mi piace concludere con questo riferimento, che settimana prossima si contenderanno lo scudetto con Equipe Orizzonte, una Pallanuoto Trieste che è praticamente una nazionale juniores, e la SIS Roma. Intanto hai fatto riferimento al nome Tana delle Tigri, al quale teniamo particolarmente perché è stato un nome, insomma, forgiato e pensato da Marco Sbolgi, che è un po' l'anima, se vogliamo, del nostro settore giovanile e ha allevato tanti, tanti ragazzi che ora giocano ad alto livello e che sono passati da noi. Per me è fondamentale, ma il progetto delle prime squadre deve essere in continuità con il settore giovanile, cioè per noi fare pallanuoto giovanile di alto livello vuol dire poi avere nella prima squadra dei posti dove questi ragazzi possono esprimere e possono provare di poter giocare anche nella massima serie o per adesso in A2 maschile. Quindi ci stimola in questo senso, nel poi potergli dare continuità e potergli dare la possibilità di provarci e di arrivare magari dove sono arrivati oggi Filippo Ferrero, piuttosto che Daphne Bettini, o addirittura Edoardo Di Somma. Le ragazze in particolare in questo periodo sono particolarmente in vena di buoni risultati, hanno fatto un ottimo risultato qualificandosi alle finali di Trieste. Siamo la formazione più giovane tra quelle giovani che andrà a giocarsi questo titolo e sicuramente partiamo da outsider, ma ecco. Come hanno coniato questo motto, nessuno ha il diritto di batterci e quindi andremo là per cercare di fare del nostro meglio. Va bene, siamo giunti così al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio il presidente Canepa per essere stato insieme a noi e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Grazie presidente, arrivederci. Grazie a voi, arrivederci.